Siamo in compagnia di Mirko Manca, mister del vecchio Castagna. Mister, una partita particolare perché nel primo tempo avete avuto le vostre chance per sbloccarla, nella ripresa ha giocato meglio forse l'apparizione, infatti ha vinto poi alla fine questa gara. Ma allora sì, nel primo tempo abbiamo avuto due belle occasioni, abbiamo preso una traversa e non siamo riusciti a concretizzare quello fatto. Nel secondo tempo sono stati, secondo me, abbiamo preso 2 o 3 gol su errori individuali, 2 soprattutto, e quindi quando poi fai quegli errori lì e vai sotto il 3-0 poi diventa difficile anche riuscire a metterla in piedi. Ci stavamo riuscendo e peccato perché era una partita importante, sicuramente non determinante per il campionato perché è lunghissima, e quindi poi alla fine vedremo chi riuscirà a stare più in alto a fine di questo girone di ritorno. Ecco, ora vi attende un finale di campionato, diciamo la vostra portata, però delicato, importante. Sì, adesso abbiamo recupero col Borgo Incrociati, che sono a Telorno un'ottima squadra, e poi abbiamo le ultime 2 partite del girone di andata con Montoggio e Cornigliano. E poi riprendiamo dopo la sosta e affronteremo il girone di ritorno sperando di riuscire a limare un po' i difetti che abbiamo e a metterci qualcosa un po' di più sotto tutti i punti di vista. Ecco, appunto, quali sono secondo lei? Ma siamo una squadra molto fragile mentalmente. Quando giochiamo contro squadre che ti aggrediscono non reggiamo tanto la botta, e quello secondo me deve essere dobbiamo fare molto meglio col tipo di aspetto lì. E poi a livello di come giochiamo a pallone oggi non l'abbiamo dimostrato, perché oggi eravamo molto contratti, giochiamo molto bene a calcio. Il problema è che dobbiamo essere più cattivi, più determinati, perché senza la cattiveria, poi soprattutto in queste categorie, non vai da nessuna parte. Va bene, grazie mister. Grazie.